Saluto a tutti quanti gli amici di Salpico con Latino. Siamo qui questa sera al Malecon, che si trova a Roma, un locale bellissimo, via Tuscolana 1261. Siamo alla Candela Night, una serata organizzata molto bene. Danilo e Walter un po' che mi dicevano vienici a trovare. Effettivamente, devo dire, il locale è bellissimo, l'atmosfera è meravigliosa e abbiamo già assistito a un pezzo del concerto della Mambo Quente Orchestra. Danilo, Candela Night, cos'è il concept? Allora, nasce praticamente quest'estate, ci vediamo con Walter a Barcheggiaria durante il Gala della Salsa che ha organizzato Sonia, che salutiamo. E niente, parlavamo, volevamo una serata diversa da quelle che, diciamo, si sentivano un po' in giro, una serata che promuovesse l'unione di stili e generi musicali. Diciamo, ce la siamo pensata un bel po', ce la studiamo tuttora e cercavamo un DJ. Un DJ che, non perché con tutto il rispetto dei DJ e con tutta la stima dei DJ di Roma, ma che fosse fuori dal contesto romano, per dare anche un segnale all'esterno. E niente, siamo stati d'accordo perché comunque conoscevo da tanti anni di chiamare Adriano, il Bebè, che ogni venerdì da Salerno sale su ed è il DJ resident e che gestisce tutta la parte di salsa e timba, perché è una persona preparatissima. Mentre per il contesto Baciata abbiamo detto ok, possiamo far girare diversi DJ. Abbiamo iniziato con quello che è tra virgolette DJ Resident, il primo DJ Resident donna, diciamolo, poi ci potranno anche smentire, che è Laura, DJ Kiss, che ha iniziato a suonare quest'estate, ha preso un po', diciamo, ha fatto un percorso che oggi la porta anche a girare un pochino l'Italia e chissà dove. E niente, siamo partiti, abbiamo tante idee in testa, però diciamo vi anticipiamo poco. C'è un progetto a lungo termine che vuole soltanto una cosa, portare a Roma musica per tutti, di qualità, ma non solo. Artisti, band dal vivo, seguiamo un po' la scia di Marcello Vedone e di altri che prima di noi hanno fatto la storia sotto questo punto di vista. Faccio parte di quelli... Largo ai giovani! Faccio parte di quella storia perché nasco e cresco con Latin Jazz Night. Walter è più giovane di te però. De due, tre, no, forse siamo coetanei. De due anni. Vabbè, lascio dire qualcosa a Walter, sennò... Senti, Walter... Ma qualche anticipazione, no? Questa scommessa, questa serata, questa idea, no? Questo concept. Mi è giunta voce che forse arriva anche oltre giugno, corretto? Correttissimo. Guarda, abbiamo appena cominciato da 3 mesi forse e per la risposta del pubblico sicuramente questo sarà una cosa a lungo andare, perché veramente ci fanno tutti i complimenti, piace a tutti. Poi stiamo cercando di portare sempre artisti internazionali, abbiamo portato Adolfo Indacocea, oggi il nostro primo concerto di, speriamo, una lunga serie. E quindi sì, sicuramente si protrarrà anche per l'estate perché la location lo permette. Penso che l'area esterna è anche più grande di quella interna. Sì, diciamo che insomma, prima una vocina mi ha detto vieni che ti faccio vedere fuori. E effettivamente fuori si prospetta molto bene per quest'estate, quindi lunga vita al re. Mambo Puente Orchestra, no? 20 elementi, ovvio che gli ordini ci hanno allietato con un paio di boleri e un paio di Latin Jazz mentre mangiavamo, tra l'altro si mangia benissimo qua. Non prendo percentuali su questo, diciamo gli amici di Salpico con Latino, assolutamente. Che cosa ci aspetta questa sera? Beh, ci aspetta sicuramente tanta arte, devo dire, perché questa è proprio, sono 21 artisti, perché sono musicisti, sono maestri, sono... E poi la musica di Tito Puente si presenta da sola, veramente penso che oggi abbiamo sempre unito tutti i generi, Cuba, Puerto Rico, ma soprattutto oggi con questa musica dal vivo ci sono famiglie, giovani di tutte le età e quindi... Sicuramente ci aspetta una bella serata. Ballerini di ogni stile, perché purtroppo oggi Roma è divisa. Dobbiamo riunire, ok? Nel rispetto di tutti i generi e stili. Possiamo avere idee, diciamo, o preferenze, ma il movimento salsero deve unirsi. Questa è l'ottica. E
e con questo nasce l'intento. L'orchestra è stata un'idea nata quando siamo andati al Felt Music, siamo andati a prendere la serata, lui sta battendo davanti a me, io stavo dietro che ballavo sul posto perché non ce la facevo. Cioè si è girato un secondo, io l'ho guardato. Diciamo pure che c'era poco spazio, perché io stavo lì accanto a te. Esatto, esatto. Quindi insomma siamo contenti, grazie a Enzo e Alessandro che comunque ci sostengono in tutto, anche la location come organizzata, cioè, veramente gli abbiamo chiesto quasi quello che abbiamo chiesto l'hanno messo. Allora, io un altro messaggio voglio dare agli amici di Salpicon Latino, perché tra poco qui staremo, balleremo dal vivo per la prima volta, perché ricordiamo che la Mambo Puente Orchestra ha fatto già due concerti a Roma, ma questo è il primo con il quale si potrà finalmente ballare. E allora io ringrazio Danilo e Walter, che sono appunto gli autori di Candela Night. Salutiamo gli amici di Salpicon Latino, perché dobbiamo sbrigarci, che qui tra un po' si balla e che viva sempre la salsa. Ciao.